Stai lottando con l'insonnia? Rilassati. Innanzitutto, devi abbassare la temperatura nella tua stanza. Se è troppo caldo o soffocante, fai uscire l'aria dalla camera da letto o abbassa il riscaldamento. Prova ad addormentarti senza coperta o semplicemente a tirar fuori un piede. Anche questo trucco funziona. Una doccia calda prima di andare a letto può aiutare molto. Prima la temperatura del tuo corpo aumenta, poi diminuisce istantaneamente. Questo contrasto fa venire sonno a molti. Le docce non devono essere troppo lunghe, bastano circa 3 minuti. Non serve mezz'ora per lavarsi sotto l'acqua fumante, altrimenti diventi un uovo, ecco. Esiste una tecnica di rilassamento che ti aiuta a scrollarti di dosso tutta la tensione che hai accumulato durante la giornata. Rilassa tutto il corpo, concentrati prima sul viso. Stringi tutti i muscoli, comprese le labbra e la lingua. Poi fai lo stesso con il collo, le braccia e tutte le altre parti del corpo. Scendi lungo il corpo. La parte più difficile riguarda i tuoi pensieri. Cerca di far credere alla tua mente che lo stai facendo per rilassarti. Per farlo, pensa a qualsiasi scena rilassante e visualizzala. E sì, va bene se la tua mente vaga. Prova solo a tornare a quella scena rilassante e concentrati su di essa. Potrebbe volerci un po' di pratica, ma una volta che l'hai imparato, addormentarti sarà facile. Puoi anche provare un'altra tecnica. Ripeti semplicemente non pensare più e più volte. Prima o poi il tuo cervello non avrà altra scelta che arrendersi e smettere di pensare. Non preoccuparti, l'effetto è temporaneo, penso. Esiste una tecnica di respirazione che costringe la mente e il corpo a concentrarsi sulla regolazione del respiro piuttosto che sul pensiero. Prima di tutto, appoggia la punta della lingua contro il palato. Lascia che le tue labbra si aprano leggermente ed espira completamente attraverso la bocca. Chiudi le labbra e inspira lentamente attraverso il naso mentre conti fino a 4. Poi trattieni il respiro per 7 secondi ed espira con un sibilo contando fino a 8. Ripeti finché non ti senti rilassato, ma probabilmente ti fermerai senza accorgertene ad un certo punto solo perché ti sei addormentato. Il cibo è la chiave di tutto, davvero. Uno studio mostra che mangiare carboidrati un paio d'ore prima di andare a letto aiuta ad addormentarsi più velocemente. Il cibo piccante è vietato a cena, quindi mangialo per tenerti sveglio tutta la notte e la sera prima di andare a una festa. A proposito, le cipolle mi fanno venire molto sonno, contengono un aminoacido che agisce come sedativo. È molto probabile che il cibo mangiato la sera venga immagazzinato come grasso. Per prima cosa, cerca di non mangiare nulla almeno un'ora prima di andare a letto. 2. Se proprio non puoi farci niente, prova a mangiare la Brinner, Breakfast for Dinner. L'idea è di sostituire la cena con una colazione normale. Il formaggio, le uova e tutte le altre cose che di solito mangiamo a colazione sono ricche di proteine, che aiuteranno i tuoi muscoli a ricostituirsi e crescere durante la notte. Sì! È ora di sfatare un altro mito. Il caffè decaffeinato contiene caffeina. Una bevanda decaffeinata di media grandezza ha circa 7 mg di caffeina, mentre il caffè normale ne ha circa 70. Sì, 10 volte di meno, ma è abbastanza per disturbare il tuo sonno. Per quanto riguarda il caffè classico, ricorda che il caffè ha un'emivita di 6 ore, quindi occorrono circa 12 ore per eliminarlo completamente dal tuo corpo. Non c'è buongiorno senza una buona notte. Quindi, se hai voglia di dolci e cibo spazzatura prima di andare a letto, non c'è niente di strano in questo. E vai, grazie al cielo. Il cioccolato e altri snack zuccherati ti tranquillizzano e il corpo lo sa. Se sei calmo, ti addormenti in un attimo, ma stai lontano dal cioccolato. Ha anche piccole quantità di caffeina. Proprio come con il decaffeinato, anche un paio di milligrammi potrebbero essere sufficienti per disturbare il tuo sonno. Il caffè è vietato sia prima di andare a dormire che subito dopo il risveglio. Il cortisolo non è solo responsabile dello stress, ma anche dei cicli del sonno. Il suo picco è tra le 8 e le 9, quindi una tazza di caffè aggiunge ansia solo al mattino. Prendilo quando il cortisolo è al minimo. I picchi aumentano anche tra mezzogiorno e le 13 e tra le 17:30 e le 18:30. Niente caffè in questo momento. I cibi sani e ricchi di fibre sono una pessima scelta a tarda notte. Quelli come i broccoli sono difficili da digerire, quindi lasciali a pranzo. In questo modo il tuo corpo ha abbastanza tempo per sfruttarlo al meglio. Anche il cibo eccessivamente agrumato può farti sentire a disagio. Ed ecco un consiglio non richiesto. Spegni tutti i dispositivi mentre dormi e cerca di non navigare sui social prima di andare a letto. La tecnologia ti tiene sveglio.
alcuni ricercatori hanno dimostrato che i videogiochi prima di coricarsi ci fanno addormentare dopo, mentre la TV porta ad alzarsi presto e la musica provoca incubi. È possibile dormire di più riducendo l'uso notturno del telefono. La luce blu emessa da tutti i dispositivi limita la produzione di melatonina e questo ormone è l'unico responsabile della qualità del sonno. Le tende pesanti sono fondamentali in camera da letto. Puoi rendere la camera più buia spegnendo tutte le luci all'interno, come telefoni, TV e quant'altro, ma non dimenticare i lampioni. Uno studio ha dimostrato che una stanza troppo luminosa di notte potrebbe essere la ragione per cui le persone aumentano di peso. Lo stesso studio ha dimostrato che chi dorme in stanze buie è più magro, non serve allenarsi. Al mattino le persiane aperte sono fondamentali. La regola è: la prima cosa che fai la mattina non è il tuo letto, prima devi aprire le persiane. Ti darà energia anche se fuori il cielo è grigio. Non affrettarti a rifare il letto. Per assicurarti di non avere acari della polvere, lascia che la biancheria prenda un po' d'aria. Se le tiri subito su, non prendono luce e diventa un ambiente perfetto per questi insetti. Se sei ancora sveglio nel cuore della notte con gli occhi spalancati, fatti una domanda. Sono davvero stanco? In caso contrario, riconsidera i programmi del giorno successivo e includi un allenamento. Potresti aver bisogno di mezz'ora di esercizi per stancarti un po' di più la sera e addormentarti più facilmente. Anche una camminata veloce di 10 minuti prima di andare a letto aiuterà. Non ricordi mai i tuoi sogni? Il sogno lucido è un'abilità reale che puoi migliorare con la pratica. Un diario dei sogni può essere di grande aiuto. Subito dopo esserti svegliato, scrivi tutto ciò che ricordi. Tendiamo a dimenticare la maggior parte dei nostri sogni in un paio di minuti dopo il risveglio. Inoltre, prova a ripetere questo mantra prima di andare a letto. Stanotte farò un sogno lucido. In questo modo lo trasmetti al tuo subconscio e potrebbe funzionare. Quindi imposta una sveglia 2 ore prima dell'orario abituale. Rimani sveglio per circa 20 minuti e torna a letto. In questo modo entri nella fase REM, quella in cui muovi rapidamente gli occhi e che porta la coscienza nei sogni. È la fase del sonno più profondo, ma in questa fase il tuo cervello è attivo quasi quanto quando sei sveglio. Molti studi dimostrano che di solito vediamo i sogni durante la fase REM. La tua buona notte di sonno inizia durante il giorno. A differenza di quanto si dice, i sonnellini diurni possono effettivamente farti riposare senza interrompere il sonno notturno. L'importante è mantenerli tra i 15 e i 30 minuti. È sufficiente per diminuire la sonnolenza. Le lenzuola di fibre sintetiche accumulano molti più batteri di quelle di cotone. Inoltre, quelle in fibra naturale sono più piacevoli al tatto. Anche federe e cuscini sono importanti. Assicurati che i tuoi non siano troppo alti o troppo bassi e dovrebbero essere anch'essi di cotone. Se sono di seta, ancora meglio. La pelle avrà meno rughe perché scivolerà sul cuscino. I capelli non si attorcigliano perché non sfregano contro la federa e i bachi da seta che producono questa roba apprezzeranno il tuo supporto. L'olio essenziale di lavanda è un rimedio naturale se dormi male. Ci sono diversi modi per usarlo. Puoi diffonderlo in camera mezz'ora prima di andare a letto, versarne qualche goccia direttamente nel cuscino o applicarlo su piedi e polsi, ma assicurati di non essere allergico. Potresti pensare che il tuo coccoloso animale domestico sia un compagno perfetto a letto, ma a volte non è vero. Non ti accorgi di come vi spingete e vi scontrate accidentalmente e questo influisce negativamente sulla qualità del sonno. Inoltre, tutti quei peli del tuo letto non fanno bene alla pelle. Potresti essere allergico. Ok, non ho il diritto morale di dare questo consiglio. Il mio gatto mi ha quasi sfrattato dal letto.